e cominceremo con ribadire alcune contraddizioni, alcuni problemi che ci siamo trovati a dover affrontare la volta scorsa. Ricordiamo che per la prima mezz'ora non prendiamo sulle telefonate, magari una di queste sarà proprio Francesco che mi avverte che è in difficoltà o qualcosa del genere, però comunque non prendiamo telefonate per la prima mezz'ora. Bene, dunque, proprio per i fatti successi la volta scorsa, sembra che dobbiamo ribadire ancora una volta il concetto fondamentale del male dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria. Come parliamo di devozio e di stregoneria, ci sono dei personaggi che invocano rispetto pretendendo sottomissione. Noi a questo gioco non giochiamo. Noi non abbiamo mai preteso che un cristiano si mettesse in ginocchio davanti a Satana. Ci stiamo scherzando. E perché i cristiani pretendono che noi abbiamo rispetto del loro Gesù di Nazareth o del loro Dio? Questa è pura follia, è pura stupidità. Pertanto è talmente folle la faccenda che non sarebbe neanche da prendere in considerazione. Se non la faccenda ci venisse a proposito per ribadire ogni volta qual è il nostro concetto di male? Che cos'è per noi il male? E ricordiamo come il concetto di male sia il concetto che introduce nel paganesimo moderno e differenzia il paganesimo politeista moderno dal paganesimo politeista antico, da tutte le sfaccettature che anticamente venivano usate. Il male entra oggi grazie al cristianesimo, cioè il cristianesimo ha distrutto il divenire umano e la sua distruzione del divenire umano ha portato gli stregoni a elaborare il concetto di male. Queste persone che tendono sempre di coinvolgerci in questo tipo di contrapposizione, magari anche studiate, magari che hanno anche una buona cultura filosofica, loro non si rendono conto che noi della loro filosofia non ce ne frega assolutamente niente. Cioè, ribadire i concetti su cui si fonda il Dio dei cristiani, noi li ribadiamo proprio per opporre concetto a concetto, ma non è che noi ci interessa più di tanto la cultura filosofica. Sappiamo che la cultura filosofica è stata elaborata e voluta proprio dal cristianesimo per poter far passare sotto una luce diversa l'esistenza del proprio Dio. Andare a confrontarci con una simile cultura all'interno di quella cultura non ci interessa. Noi ci confrontiamo dall'esterno e dando a quella cultura una connotazione che noi riteniamo opportuna darla a seconda del nostro percorso di stregoneria e di paganesimo. Dunque, quella cultura per noi è una cultura di morte, è una cultura negativa. Perché? Perché mette in ginocchio le persone. Questo gioco a cui qualcuno ci vuole spingere è un gioco sporco e squallido, messo in essere dai cristiani dopo che per 1000 anni si sono divertiti, divertendo il loro Dio, a bruciare e a distruggere ogni essere umano che cercava libertà e giustizia. Ogni stregone e ogni pagano che chiedevano il diritto alla propria esistenza veniva bruciato. È un gioco a cui noi non giochiamo e lasciamo a sofisti, retorici e ad ogni altro genere di imbroglioni la paura di essere privati della libertà, di mettere in ginocchio gli esseri umani indifesi. Per la Carta dei diritti delle Nazioni Unite, ricordiamo, i diritti umani delle Nazioni Unite, ricordiamo che i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. L'umanità sono gli esseri umani e non i pastori che li portavano al macello. Dunque, i delitti gratuiti che ha commesso il macellaio di Sodoma e Gomorra sono tali da non ammettere giustificazioni e ricadono su chiunque usa quel terrore per mettere in ginocchio gli esseri umani. La logica non l'ho inventata io. Io le leggi della logica le subisco. Però le cose stanno in questo modo. Dunque, leggiamo dalla Bibbia cristiana come vengono imposti i 10 comandamenti. E Dio aggiunse: va al popolo e fa che si preparino oggi e domani, si lavino le vesti e siano pronti per il terzo giorno, poiché al terzo giorno il Signore scenderà dal monte Sinai, al cospetto di tutto il popolo, indicherai un limite al popolo intorno al monte e gli dirai: guardatevi dal salire il monte o toccarne la base, chi toccherà il monte sarà fatto morire.
Però nessuno porterà la mano su di lui, sarà lapidato e colpito da frecce, tanto animale che uomo non sia lasciato vivo. Quando invece il corno suonerà distesa, allora salgono pure sul monte. Questo è l'ordine che Dio dà a Mosè. Chiaro? Questo è l'ordine che Dio dà a Mosè. Con queste barbarie vengono imposti i 10 comandamenti, come imposizione di sottomissione al volere del Dio padrone. Afferma Davide, il re Davide mandato da Dio, ringraziando il suo Dio in un brano molto usato nelle scuole teologiche per formare preti e missionari. Dice Davide: inseguivo i miei nemici e li disperdevo, non tornavo senza averli annientati, li ho disfatti e non si alzano più, sono prostrati sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e atterravi davanti a me i miei assalitori, dei miei nemici tu mi presentavi il dorso. Beh, non poteva certo ammazzare davanti. Ho sterminato quanti mi odiavano, gridavano aiuto ma nessuno li udiva, si rivolgevano al Signore ma non rispondeva, li pestai come la polvere delle piazze, li calpestai come il fango dei viottoli. Questo è il cantico di Davide, che viene molto usato nelle scuole cattoliche. Con questa ferocia venivano imposti i 10 comandamenti, costringendo i cristiani a pensare che l'orrore che esprimevano fosse espressione di giustizia. Giovanni, nel suo Vangelo, rinnova il terrore con la vergogna provata da Tommaso nel verificare. Non verificare Dio, non verificare il pazzo di Nazareth, ma sottomettersi. Sottomettere è fare imperativo del cristianesimo. E nel cattolicesimo, in particolare per un cattolico, non si può chiedere giustizia dei delitti commessi dal suo Dio. I cattolici si tengano la loro morale, non appartiene agli esseri umani. Possiamo citare molti comportamenti di vari papi, ma per quello che ci interessa dire è sufficiente questo esempio. Il Papa Giovanni I, 523-526, citato in Redina, I Papi, Storie e Segreti, edizione Newton. Proprio nel 523 l'imperatore Giustino emanò un editto contro gli eretici ariani. Molti di questi, per paura, abiurarono, altri subirono il martirio. Diverse chiese, tolte a loro, furono date ai cattolici. Teodorico, venuto a conoscenza di quanto colpiva i suoi fratelli nella fede, si sentì direttamente preso di mira dall'editto di Giustino. E riassumendo tutto il resto, dice: a questo punto Teodosio impone a Giovanni di andare in Oriente con un'ambasciata con la quale si avvertiva che le persecuzioni degli ariani sarebbero state vendicate in Italia. E come primo monito venne distrutto l'oratorio di San Stefano a Verona. Teodosio voleva che Giustino, ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di cortesia per favore. Teodosio voleva che Giustino ritirasse l'editto contro la richiesta di restituire le chiese, cessare le persecuzioni e permettere a quelli che avevano abiurato per paura di ritornare alla loro fede. Abbiamo visto che Dio impone di sottomettere i più deboli e Papa Giovanni obbedisce, tanto che si rifiuta di inoltrare la richiesta di permettere a chi aveva abiurato il cristianesimo ariano per paura di tornare alla propria fede. Al ritorno in Italia Teodosio lo fece arrestare e il Papa Giovanni morì in prigione il 18 maggio del 526. Questo giungere al martirio, pur di macellare e di offendere i più deboli e gli indifesi, è parte fondamentale della dottrina cristiana. Un cristiano obbedisce, non pensa. Pur di permettere a Giustino di macellare i più deboli, cioè gli ariani, Papa Giovanni si fa arrestare. Questo comportamento è quello che comunemente si definisce quando si dà del cane a qualcuno. Il cane è pronto a farsi ammazzare pur di difendere i diritti del proprio padrone, che non deve essere messo in discussione. Ma quando il padrone lo prende a calci, anziché lottare per se stesso, si mette a pregare e a guaire. Questo è l'effetto della pulsione di morte di cui il cristianesimo è portatore. Dalla descrizione biblica del suo Dio all'azione del pazzo di Nazareth che pretende che tutti si mettano in ginocchio perché non passerà quella generazione prima che lui si presenti sulle nubi, al Papa, ad ogni altro cattolico che identificandosi col macellaio Sodoma e Gomorra pretende di asservimento e sottomissione, giungendo a pretendere gratuitamente per essere, a pretendere gratitudine per essere sottomessi.
per il paganesimo tutto questo è il male. Quello che vi ho detto adesso è il male. Il paganesimo riempie il termine di male, gli dà un significato. E il significato è quello di mettere in ginocchio le persone. Mettere in ginocchio le persone per il paganesimo è orrore. Dunque non è un caso, al di là delle specifiche idee politiche e sociali degli ascoltatori, che Fujimori ringrazia Wojtyla per l'attenzione prestata durante la crisi nell'ambasciata giapponese. Lo ringrazia della sua collaborazione. Il linguaggio è diplomatico, ma significa grazie per averci aiutato a macellare chi si è ribellato. Wojtyla poteva, se lui voleva, poteva porre attenzione su come Fujimori ha migliorato le condizioni di vita del Perù. Wojtyla poteva porre l'attenzione sulla giustizia peruviana. Wojtyla poteva porre l'attenzione perché finalmente nel Perù i disperati non sono costretti ad imbottirsi di coca. Avrebbe potuto mettere l'attenzione perché finalmente il Perù ha eliminato l'analfabetismo. Per questa attenzione Fujimori avrebbe potuto ringraziarlo. Ma questo costruirebbe il futuro e non distrugge il presente. Dunque Fujimori ringrazia Wojtyla per la sua collaborazione che coincide con le indicazioni del suo Dio e dei suoi insegnamenti, cui Wojtyla fa riferimento. Non è solo Wojtyla che gioca sporco, ricordiamo la sua feroce lotta contro la teoria della liberazione in America Latina, per distruggere il divenire degli esseri umani, ma il Dio dei cristiani è solo un assassino che si compiace di assassinare, ed è il pazzo di Nazareth che si compiace del potere della sua fede mentre distrugge il fico, reo di non dargli i frutti quando lui ha fame. Abbiamo già detto, il male, la perversione, dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, è l'intera dottrina cristiana e cattolica, in particolare, il cui fine è quello di distruggere il divenire degli esseri umani. Scusate un attimo. Ribadiamo, per questo motivo solo i cristiani osservanti diventano mafiosi, in quanto altro non fanno che riprodurre la distruzione del divenire umano. A proposito, c'è un articolo oggi sulla Stampa, di cui ho dato un'occhiata, che si sta ricercando un prete reo di aver celebrato delle messe a un tale mafioso Alieri mentre era in latitanza, per cui è collaborazione della latitanza. Fra parentesi, oggi sulla Stampa, andate pure a controllare. Ribadiamo, solo i cristiani si compiacciono a sottomettere i più deboli. Pertanto non deve suscitare stupore se i cappellani militari hanno contribuito a nascondere le sevizie fatte dal più forte sul più debole, uomini, donne e bambini. Attenzione, abbiamo detto il più debole, abbiamo detto gli indifesi. Noi non parliamo di innocenza perché nel paganesimo non c'è colpa. Per noi le persone sono indifese quando il più forte fa aberrazione nei loro confronti. Tutto questo fa parte della cultura e degli insegnamenti cristiani e cattolici. Solo le indicazioni contenute nei 10 comandamenti, il cui fine è sottomettere il più debole. Se un pagano commettesse queste cose, sarebbe in contraddizione col pensiero pagano, dunque non sarebbe pagano. La sessualità pagana è sempre connotata dal piacere, e il fine è sempre il piacere, e non il possesso o la sottomissione. Se qualcuno sottomettesse, lo farebbe in contraddizione con la filosofia e il pensiero pagano, e sarebbe da questo condannato. Questa è la differenza fra noi e i cattolici. Per questo motivo i cattolici esaltano l'azione della Teresa di Calcutta, il cui fine della sua missione è solo far morire, non quella di curare o cambiare le condizioni di vita delle persone. Per lei la condanna morale, dal nostro punto di vista, è totale. Non rispetto, essi pretendono, ma sottomissione e adesione alla loro ferocia. Il pensiero cristiano è il male e l'orrore nell'umanità. Ribadiamo ancora che il paganesimo moderno si differenzia da quello antico perché 1500 anni di cristianesimo hanno introdotto e definito il concetto di male attraverso la sua esistenza. Io vorrei smettere di parlare dell'orrore cristiano, però ogni volta che tento di parlare di paganesimo e di stregoneria c'è sempre qualcuno che mi dice che dovrei aver rispetto di chi ammazza le persone indifese. Questo a me non sta bene, non starà mai bene, altrimenti non sarei neanche un pagano, non sarei neanche un apprendista stregone.
Bene, speriamo di aver concluso questa parte. Nella trasmissione di oggi non sono riuscito a preparare l'ingrediente da mettere nel crogiolo dello stregone. L'ingrediente doveva essere volontà e determinazione, doveva essere la vita come sfida. Invece oggi parleremo soltanto della devozio. I nuovi quadri da Devozio, che ricordiamo il prologo al Sentiero d'Oro per comprendere quanto stiamo dicendo. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelli alla libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Oggi tratteremo un pezzo del Sentiero d'Oro, ed esattamente questa parte. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa libitina. Libitina insegna l'essere come la sequenza dei mutamenti del suo corpo fisico non sia infinita ed egli deve sfruttare ogni mutamento per diventare eterno. Ricordati essere, nello stadio in cui sei, cesserai di modificarti, morirai. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Lua. Lua insegna l'essere quanto bello sarebbe non dover affrontare le sfide imposte e quanto comodo che qualcun altro distruggesse l'antagonista. Lua insegna a serrare i pugni e i denti nella sfida perché nessuno, per noi, toglierà le castagne dal fuoco. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Mater Matuta. Mater Matuta insegna l'essere come l'essere femminile diventa madre e l'essere maschile diventa padre. Ognuno secondo la propria specie. L'essere madre si assume le proprie responsabilità, l'essere padre assume le proprie responsabilità. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Mercurio. Mercurio insegna all'essere necessità nel sollevare le proprie radici. L'essere impara quanto altri esseri impararono e l'essere trasmette quanto altri esseri trasmisero. Un attimo. Scusate, non c'è la voce di Francesco che ogni tanto mi interrompe. Questi sono i quadri 31, 32, 33 e 34 del Sentiero d'Oro. Il quadro 31 è per quanto riguarda Libitina. Inizialmente questo centro di energia vitale non esisteva. Le tensioni che lo formano appartenevano ad altri divini. Quando i gestori delle pompe funebri a Roma furono costretti ad utilizzare una ritualità nelle esequie dei morti, a poco la loro attenzione e quella degli astanti ha dato vita ad un centro di energia vitale che si alimenta dell'energia vitale emessa dagli astanti mentre esercitano la loro attenzione quando presenziano ai riti mortuari. Libitina è nata da specifiche concentrazioni di attenzione degli esseri umani e pur facendo parte di un centro di energia vitale più grande, alimenta ogni tensione relativa alla partecipazione degli esseri umani ai riti mortuari. Ella ricorda agli esseri umani come la sequenza dei mutamenti del loro corpo fisico non sia infinita. Alimenta negli esseri umani il bisogno di sfruttare ogni momento della loro esistenza per costruire il futuro. Noi pagani ci relazioniamo con Libitina per ricordarci come non possiamo sprecare un solo istante per costruire il nostro divenire. Non possiamo dimenticare che il fine della nascita del corpo fisico è la morte del corpo fisico. È dunque necessario sfruttare ogni istante per costruire il corpo luminoso su cui trasferire la nostra coscienza all'atto della morte del corpo fisico. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Libitina? Per ricordarci che se non pratichiamo volontà e determinazione in ogni istante della nostra esistenza,
non saremo mai in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Attraverso questa attenzione alimentiamo libitina. Questa attenzione viene alimentata da libitina. Quadro 32. Evocare Lua significa evocare la forza e l'attenzione attraverso la quale affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Più evochiamo Lua facendoci Lua nell'affrontare l'esistenza e più trasformiamo la nostra percezione arrivando a predisporci prima ancora che la contraddizione si manifesti. Ricordo sempre che non prendo telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza. Evocare Lua significa richiamare un fare divino per fonderlo con un fare del divino che ci circonda, fondendolo in una sola azione, anche se con molti intenti. Evocare Lua significa cacciare via l'illusione ingannevole che qualcun altro per noi possa affrontare la contraddizione e risolvercela. Noi affrontiamo la vita da soli e la forza che ci permette di superare le contraddizioni è Lua, che si alimenta da questa tensione e la alimenta costruendo un reciproco divenire nell'eternità. Non si fa certo Lua il cristiano che in ginocchio supplica il suo Dio per risolvergli i suoi problemi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Lua? Per alimentare e concentrare la nostra volontà e le nostre determinazioni con le quali affrontare la vita di tutti i giorni. Con questo alimentiamo Lua e Lua alimenta chi sviluppa quel fare. Attraverso questo fare fondiamo il cammino insieme a Lua. Quadro 33. Evocare Mater Matuta significa evocare la forza che permette di riprodurre la propria specie, riproducendo le possibilità di costruire coscienze che percorrono le proprie sequenze di mutamento. Ricordo sempre che non prendo telefonate per la prima mezz'ora. Mater Matuta alimenta il divenire della specie e la forza della sua riproduzione, non solo della riproduzione fisica, ma della riproduzione culturale, della riproduzione del sapere e della conoscenza, affinché i nuovi nati siano più forti della generazione che li ha preceduti. Mater Matuta alimenta gli impegni di entrambi i genitori, si assumano le loro responsabilità. Mater Matuta si alimenta della tensione che i genitori pongono affinché essere come appaiono, per consentire ai loro figli di alimentarsi dalla loro fonte comportamentale. Mater Matuta alimenta la tensione dell'autoeducazione dei genitori affinché i loro figli imparino che non si cessa mai di crescere, che non si cessa mai di espandere se stessi nello spazio e nel tempo. Mater Matuta si alimenta e alimenta questa tensione portando gli esseri umani a farsi Mater Matuta, quando devono assolvere il compito di riprodurre il sistema sociale in cui vivono. Mater Matuta viene uccisa dai cristiani attraverso il loro comandamento «Onora il padre e la madre». Mettere i figli in ginocchio significa mettere in ginocchio il sistema sociale. Questo uccide Mater Matuta e la tensione sociale che fonda il divenire. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Mater Matuta? Per alimentare la forza attraverso la quale continuare a modificarci, per migliorare il divenire sociale, per impedire all'orrore cristiano di distruggere il divenire del sistema sociale a cui apparteniamo. Noi siamo Mater Matuta nel momento in cui aiutiamo i nostri figli a prendere nelle proprie mani il loro divenire, mentre vedono che noi ci prendiamo nelle nostre mani il nostro divenire. Quadro 34. Evocare Mercurio significa evocare un immenso potere del circostante. Mercurio era letto come il messaggero degli dèi. In realtà, egli era l'essenza stessa del divino, mentre sviluppandosi nell'individuo si proiettava nel circostante. Non a caso Mercurio è il padre dei Lari, le voci che corrono sulle linee di tensione. È amante di Lara, colei che svela l'inganno, l'azione del più forte sul più debole. Mercurio è l'energia dell'essere umano che cerca la conoscenza. Evocare Mercurio significa costringere se stessi a percorrere le strade del mondo, attraverso le quali sviluppare la propria conoscenza e la propria consapevolezza. La coscienza di sé Mercurio alimenta chi percorre le strade del mondo, le linee di tensione della vita. Dal percorrere questo Mercurio si alimenta. Mercurio porta qualche cosa di più. In una mano ha il caduceo e nell'altra la borsa dei danari. Si può percorrere il mondo con sete di conoscenza o per sete di denaro. I cristiani scelsero il denaro e col lato nero si relazionarono. Dice Redina in I Papi, Storie e Segreti, a proposito del Papa Giovanni II,
È un fatto che simonia e mercinomio erano diventati nel clero il sistema normale per definire l'elezione di un papa, e sembrava proprio che lo Spirito Santo c'entrasse poco nell'ispirazione di questo o quel candidato. Dice ancora il dizionario cronologico dei papi di Matteo e Rosai. Ma come poteva porsi a capo della cristianità avendo per nome quello del Dio dei ladri? Infatti questo papa si chiamava Mercurio. Di Mercurio i cristiani possono soltanto prendere la borsa dei denari, mentre Asclepio prende il caduceo e fonda il potere di essere per preservare la funzionalità del corpo fisico. Perché relazionarci con Mercurio? Per scambiare energia vitale mentre corriamo lungo le linee di tensione, per cercare la conoscenza e la consapevolezza con la quale costruire il nostro divenire. Questo alimenta Mercurio. Mercurio alimenta ogni ricerca di conoscenza e consapevolezza. Ogni viaggiatore si appresta ad affrontare l'ignoto, diventa Mercurio. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Mercurio? Per svegliare la forza che ci porta a spostare le radici, per raggiungere la conoscenza e la consapevolezza, per relazionarci con la forza del circostante che ci porta, a viaggiare negli infiniti mondi della consapevolezza. Questo alimenta il centro di energia vitale Mercurio, questo viene alimentato da Mercurio. Scusate. Questi sono i nuovi quadri della Devotio di cui ho voluto parlare, Devotio di cui ho voluto parlare oggi. Bene, io per quanto riguarda la presentazione della trasmissione di oggi avrei finito. Avrei dovuto parlare del crogiolo di volontà e delle determinazioni. Praticamente il volontà di determinazione significa vivere per sfida, che è il modo con cui i pagani affrontano l'esistenza in qualunque ambito si trovano. Non ho trovato tempo purtroppo per preparare questo elemento, lo preparerò per la prossima volta, perché la sintesi è abbastanza complessa. Bene, finito la presentazione, ho un piccolo ritaglio di giornale. Del 17.06.97, il gazzettino del 17, per cui l'altro giorno del 97, in cui un articolo dice: lo sciamano entra in ditta e fa salire profitti e fatturato. Noi abbiamo sempre evitato di parlare di effetti della stregoneria nel sistema sociale, però ogni volta che un sistema sociale, anche una ditta, in qualcosa appare un apprendista stregone, di solito c'è un picco, un aumento dell'influenza di questa struttura all'interno del sistema sociale. Però ne parleremo più avanti, perché bisogna prima chiarire che come l'apprendista stregone si trasforma, come il pagano politeista si pone davanti alla vita. Quando avremo completato questa visione potremo anche proiettare questo nei sistemi sociali e vedere come è un imprenditore pagano, oppure come un pagano può agire all'interno di un'impresa, o come un operaio pagano può agire. Di tutto questo ne parleremo, cercando di evitare magari scontri a livello, o affermazioni a livello politico. Cioè, non ci interessa solo mettere in luce le differenze che esiste fra cristianesimo, comportamento cristiano e comportamento pagano, proprio per costruire un sistema sociale diverso, una vita diversa, un modo di vedere le cose diverse, e riuscire ad accumulare abbastanza energia vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Questo è il nostro intento fondamentale. Bene, di questo abbiamo parlato. Vi ricordo un attimo, scusate ancora, dovete scusarmi, ma sono senza Francesco e la mia voce cade molto facilmente. Infatti, senza litri di acqua non riesco a bere. Proviamo a avere una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto, ciao. Ciao Claudio. Ciao Francesca, dimmi. No, Da fastidio la radio, no, 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 tu sei perfetta. abbasso. Allora, Dimmi. parlavi di Fujimori e Sì? dei ringraziamenti che questo presidente del Perù avrebbe inviato a Papa Wojtyla, no? Sì. Parlavi di questo. Esatto. Ecco, allora io vorrei dire qualcosa sull'argomento. Al vertice di Bahia di 2 anni fa c'è stato l'intervento di, ci sono stati interventi, scusa, di alcuni studiosi sull'Occidente
sulla improcrastinabile esigenza di una politica sociale nel continente. Sì. E ispirarono un documento finale sui capi di Stato latinoamericani, cioè di questi giovani, tra virgolette, manager non barbuti, non alla Fidel Castro, sì, naturalmente, educati all'università di Harvard, all'università, sì, americana di Harvard. Harvard. Scusa, sì. Sì, no, perfetto. Sì, va bene. E di Howard, e in buoni rapporti anche con le istituzioni vicine al Vaticano. Certo. Allora, questi signori educati in questa, vabbè, questi signori sono, allora, qui c'è un elenco: Collor de Mello, ex presidente del Brasile, sì, deposto per corruzione a metà del suo mandato. Menem, presidente dell'Argentina, coinvolto in scandaletti più volte da indagini della DIA, sì, sul riciclaggio del denaro del narcotraffico, che hanno coinvolto Amira Ioma, sua cognata ed ex capo di gabinetto. Salinas de Gortari, ex presidente del Messico, costretto all'esilio dal suo successore dopo gli assassini politici, di cui uno ho visto anche in televisione, di Colosio, sì, il suo primo successore, e di Massier, presidente dello stesso partito. Poi Andrea Rodriguez, presidente del Paraguay, dopo una congiura di palazzo contro il suo consuocero, il generale Stroessner, dittatore, sì, sanguinario per 36 anni, è indicato come vicino al narcotraffico. Poi Alfredo Cristiani, presidente del Salvador, che si è affrettato ad amnistiare tutti i responsabili dei massacri commessi nel suo paese negli anni Ottanta, e fra questi anche gli autori dell'assassinio del vescovo Romero e degli otto giudici, esatto, dell'Università Iberoamericana. Ma, vedi, che avevano preso le distanze, sì, che avevano preso, sì, le distanze, da cui, cioè dico io, il Vaticano aveva preso le distanze, certo, da questo Romero e da questi gesuiti. Il Vaticano ufficiale aveva preso le distanze. Infatti. Ecco, questo Cristiani ha liberato anche gli autori di questi assassini. Ma Cristiani è coinvolto anche in prima persona, eh? Sì. Era un capo torturatore. Sì, sì. Se non ricordo male. Sì, sì, no. No, beh, qui lo dice. Sì. Serrano, ex presidente del Guatemala, ora esiliato a Panama, dopo un fallito tentativo di colpo di Stato sostenuto dai militari del suo paese, responsabili di 30 anni di stragi. E Fujimori, presidente in carica del Perù, che nel 1992, con un autogolpe, ha sospeso le garanzie costituzionali destituendo il congresso e il potere giudiziario. Ecco, questi sono i brillanti signori che governano. Sì, io vado d'accordo con Zutila. Certo, questi vanno d'accordo con Wojtyla, eh? Sì, questo stavo dicendo. Sì. Cioè, praticamente hanno questi qui hanno studiato nelle università americane, degli Stati Uniti, sì, sono attualmente chi è stato magari destituito, in buoni rapporti con il nostro, con il sì, Vaticano, sì, esatto. Ricordo anche Pinochet, che ha avuto un incontro in anni abbastanza recenti con il Papa Wojtyla, il quale lui ha stretto la mano, è responsabile di migliaia di desaparecido nel Cile, che adesso, se ricordo questo signore, perché adesso non è più alla presidenza. No, ma infatti. Mancava questo all'elenco. Tutto qui, volevo dire questo, volevo chiarire questo discorso. Io ti posso ringraziare, Francesca, e basta. Va bene, posso intervenire dopo? Sì, perché... sì, grazie Francesca. Ciao, grazie. Niente, l'amica Francesca ha messo il dito su una grossa piaga. Comunque, questa piaga è la distruzione del divenire umano. La distruzione del divenire umano è caratteristica del potere di avere, è caratteristica di chi si impossessa degli individui.
Dopodiché è inutile che venite a parlare di stupri sui bambini, dell'orrore dei stupri sulle donne. Il concetto di fondo è il possesso degli individui. Gli individui che devono mettersi in ginocchio davanti al più forte. Il genitore come padrone degli individui perché lo dice i 10 comandamenti. Questo è inutile che dopo vi metti a fare ste robe. Pronto? Bene. Vediamo un attimo invece un altro discorso. La conferenza che terremo a Vicenza il 28 giugno. Voi sapete che noi abbiamo detto una conferenza pubblica il giorno 28 giugno a Vicenza ed esattamente in piazza 20 settembre numero 9 presso Ponte degli Angeli. Questa conferenza potrà partecipare chiunque, l'entrata è libera. Ricordo 28 giugno alle ore 17 in piazzetta 20 settembre presso Ponte degli Angeli. Pronto? Sì? Ciao, sono Simone. Dimmi. Ascolta, due domande volevo farti. Aspetta che passo un po' a radio. Sì, grazie. La prima, perché ti diacanissi così contro i cristiani? Aramite, non so, atio, non so come te vuoi chiamare, cioè sono senza Dio, fatti come che te pensi chiamarmi. Ecco, volevo chiedere, cioè, mi hai detto questo appunto per farti capire che a me domanda sì. non siete parte. Beh, non ha importanza, ecco. Dimmi. Vuol dire, perché ti decanisci contro i cristiani? Sì. Ti decanisci contro i cristiani per, non so, perché è la religione più presente qua in Italia? No, oppure... no, perché la sua ideologia, il suo pensiero che ha costruito il cristianesimo è l'orrore umano, cioè rappresenta quello che è l'orrore nell'umanità. Questo è, cioè, mi posso dire una persona che ha fatto delle brutte robe, dire la persona ha fatto brutte cose, no? Mentre invece a questo punto non possiamo parlare delle singole persone, ma proprio del tutto il pensiero che parte dal Dio dei cristiani a Gesù di Nazare. Cioè non abbiamo la persona che si comporta male perché lei è malvagia, ma abbiamo una persona che si comporta in quel modo in obbedienza alla sua filosofia. Siccome noi stiamo costruendo una filosofia pagana, che stiamo costruendo i concetti del paganesimo e della stregoneria proprio a livello di discussione, cioè proprio per costruire la vita, questo per noi rappresenta il male. E il male viene totalmente bene descritto nel cristianesimo, che in effetti 1500 anni che ci hanno messo sui roghi, capisci che li abbiamo studiati abbastanza sì, bene. Sì, 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 no, no, ma va che, cioè, so bene la storia, la goletta, oddio, la goletto quello che mi ha fatto leggere, perché purtroppo i libri come qualsiasi certo. media penso che sia sta pilota. Comunque, voi direte, ma se te va a sviscerare la religione islamica o buddista, induista, sì, quello che te sì, vuoi, sì, va sì, che anche sì. là che ne è del piaghe. Certo, magari, che... no, no, ma noi l'abbiamo già precisato, il nostro atteggiamento principale rispetto al cattolicesimo è dovuto al fatto che siamo in Italia. Questo no, l'abbiamo già detto un miliardo di volte. No, perdona, no, beh, mi te ascolto sì, quando sì, che sì. posso. Perché certo, certo, no, va bene, non ha importanza. No, no, noi l'abbiamo detto, però chiaramente lo diciamo en passant, capisci? Cioè non è che marchiamo contro, anche i protestanti, non è che marchiamo molti protestanti. A volte addirittura certi protestanti li usiamo proprio per sottolineare il respiro di libertà, capito? Cioè per esempio gli Anas che bruciano sul rogo, la sua era una grande apertura, anche sempre all'interno del cristianesimo, però era una grande apertura liberale, capito? Cioè noi marchiamo questo comportamento, naturalmente non sposiamo la filosofia di Yas, perché è sempre un cristiano, però all'interno dello scontro, della contraddizione, marchiamo il lato che vuole più libertà, capisci? Capito perfettamente. La seconda domanda era questa qua, il motivo preciso per cui voi, adesso mi sembra che oggi te sia da solo, comunque solitamente sì, siete sì, in due, sì. Parlate per radio di riguardo il paganesimo, per diffonderlo, per spiegare com'è, Perfetto, no, quello che noi vogliamo è riuscire a far comprendere qual è la filosofia del paganesimo e della stregoneria, cioè quello che possiamo parlare, di cui possiamo parlare, cioè potremmo parlare di tutto, però siccome non ho nessuna intenzione qualcuno mi dà del matto, capisci? No. Parliamo di concetti, capisci? Parliamo di concetti, di idee, e riuscire a far diffondere uno schema delle idee del paganesimo e della stregoneria significa aumentare il livello di libertà all'interno del sistema sociale e anche dei comportamenti degli individui, nella percezione degli individui stessi,
capito? Per cui per noi riuscire a far pensare queste idee, neanche farle passare o convincere persone, ma farle meditare su queste idee, per noi vuol dire aumentare quello che è la libertà degli individui singoli e anche del sistema sociale nel suo insieme. Penso come te, però d'altro canto mi viene in mente che solitamente quando qualcuno qualcosa tende a far conoscere un argomento o una cosa, e fa sempre perché beh o male dopo l'acqua, se non direttamente ma con giri viziosi, torna sempre al suo mulino. Mi sono schietto nelle domande, non sì, sì, che... no, ma dunque allora l'acqua deve arrivare al mio mulino, cioè io faccio di tutto perché l'acqua arrivi al mio mulino. Quello che noi abbiamo sempre detto è questo, che il paganesimo è percezione soggettiva del mondo, per cui esiste tanti paganesimi quanto esistono le persone, per cui mi non posso far schermo, non posso mettere in ginocchio le persone partendo da questo, perché se mi dichiaro che ogni persona ha la sua capacità di percepire il mondo, ogni persona può mandarmi a quel paese perché la sua percezione del mondo è diversa dalla mia, questo per essere chiari, cioè se mi voglio fregare le persone, o voglio riuscire a portare scale o altre robe da me, bisogna che io inventa qualcosa che solo mi posso dare. Sì, ho capito, ma mi non parlavo dal punto di vista così materiale dei soldi, pronto, mi sentito? Sì, ti sento. Cioè non parlavo del punto di vista così materiale dei soldi in quanto di raccogliere anime dispersi in giro, più o meno. Ma noi vogliamo raccogliere le tensioni. Capisci? Cioè noi vogliamo mettere insieme e camminare insieme a quelle persone che sentono il mondo come lo sentiamo noi, cioè non è che rifiutiamo questo, d'altro canto non facciamo neanche una chiesa o una roba del genere, capisci? Cioè quello che a noi ci interessa è sviluppare il pensiero, capisci? Dopodiché quello che salterà fuori sarà un altro discorso, però questo è il nostro bisogno, noi lo facciamo perché noi abbiamo bisogno di far questo, cioè noi siamo diventati in questo modo e non possiamo farne a meno. Cioè non è che mi predico agli altri per fare del bene agli altri, mi predico perché non posso fargliene a meno. Cioè le mie trasformazioni mi hanno portato a un punto tale che adesso devo fare questo. Sì, sì, mi ti rispetto, cioè come che rispetto ognuno, ognuno ha i propri esigenze, i propri bisogni, i propri pensieri, modi di agire, modi di comportarsi, e di conseguenza ogni risposta può essere... Comunque nota bene che io non ho mai detto a nessuno fate quello che faccio io, No. Questo no. Guarda, non mi permetteria mai una roba del genere, anche perché cerco di parlare il meno possibile dei miei percorsi, oltretutto. Vabbè, ti ringrazio. A te invece. Ciao. Bene, continuiamo ancora con la nostra, l'esposizione della conferenza che teniamo a Vicenza. Allora, ripeto ancora l'indirizzo, la conferenza si tiene a Vicenza. Alle ore 17, piazza 20 settembre 9, presso Ponte degli Angeli, all'associazione Ponte degli Angeli. Il tema della conferenza è stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. E in questa conferenza, vediamo un attimo ancora, scusate. Pronto? Fernando mi chiamo. Scusa, buongiorno. Sì? Ho sentito oggi per radio che a Mosca, alla Duma, la Duma russa ha escluso unica religione fra tutte quelle presenti in Europa, l'unica, la religione cristiana cattolica, dall'operare nel territorio russo. Sì? Quello di ieri. Lo sai perché? L'hanno detto loro. Sì, ma lo sai perché è venuto questo? Doveva esserci a Vienna un incontro fra il primate e il Papa, esatto, la condizione perché avvenisse quell'incontro, la Chiesa russa aveva chiesto a Wojtyla di non fare proselitismo in Ucraina e Russia, Wojtyla ha detto no, mi faccio proselitismo dove che voglio, certo, chiaramente la Zelori che comanda, chiaro. E lui naturalmente proibisce agli ortodossi e ai protestanti di fare proselitismo, sì, e non parliamo poi di musulmani, eccetera. Sì, beh, ecco. Certo. Quindi sotto sotto la religione cattolica, guarda, parlo magari adesso brevemente, io qualcosa, poi mi rispondi per telefono perché sono fuori distretto, ecco. Sì, sì. La religione cattolica, ho notato anche fuori così dell'Italia, sono andato in nazioni protestanti, cerca di infiltrarsi sempre presso le altre nazioni per far proseliti, appunto, ma anche con scopi commerciali, economici. Certo. Chiede soldi dappertutto, chiede soldi,
tira fuori scuse così col pretesto che farà opere di bene, come adesso ci sono i manifesti disseminati un po' in tutta Italia, adesso dell'8 per 1000, no? Certo. Questo non avviene, le altre ci sono, addirittura le legalizza queste richieste, le rende leggi obbligatorie. L'8 per 1000 è stato portato a livello di legge, certo, anni fa, no? Ancora nell'84, sì, sì, mi pare, col nuovo concordato. Beh, no, altrove niente, la religione cattolica quindi si presenta come uno Stato nello Stato qui in Italia e magari in Spagna, ecco, in Italia e in Spagna sono presenti, e un po' in Austria, e un po' in Belgio. Sì, beh, ma non, ecco, pensare che i musulmani siano diversi. No, d'accordo, no, ma ho visto altri invece, sì? Appunto, Nord Europa, invece lì è diverso, c'è libertà di religione, ci sono addirittura, in certi paesi ci sono 60 religioni. Sì, quindi sì, religioni addirittura di cui mai si è sentito parlare. Ma in Inghilterra sono riconosciuti anche i Wicca, che sono dei pagani, eh? Esatto. Ah, esatto. E anche in Australia ho visto, anche lì, sì, come in Inghilterra, esattamente, esatto. E non parliamo in America, Stati Uniti d'America, beh, lì ce ne sono 350. Naturalmente gli americani, ho sentito qualche statunitense di rango elevato anche, turista da 5 stelle, dire che la religione cattolica è una grande setta. È vero? Non una religione. Ecco, adesso ho detto abbastanza, se vuoi sviluppare un pochino, magari spiegarmi qualcosa meglio di quello che ho chiesto, ti sarei grato. Prego, grazie a te, ciao. Buongiorno. Il nostro amico ha perfettamente ragione. Ha ragione su tutta la linea, non c'è niente da fare, anche se l'unica cosa da dire è che i protestanti nei paesi del nord Europa sono altrettanto violenti quando si tratta di imporre la propria fede come cristianesimo, e non è che siano molto da meno, però c'è un'altra apertura mentale, gli stati sono un po' più liberali e riconoscono maggiormente le altre fedi. Noi paghiamo purtroppo il cattolicesimo. Vediamo un'altra. Pronto?